Il Museo Pecoli conserva una ricca collezione di oggetti in maiolica realizzati tra il tardo Cinquecento ed il Settecento. Sono in gran parte vasi da farmacia, bombole, cilindroni, alberelli, pilloliere, destinati a contenere erbe medicinali, polveri, sciroppi e unguenti e ad essere collocati in bella vista negli scaffali delle antiche spezierie. Molti di questi oggetti provengono dalle collezioni della famiglia Pepoli, o di altri collezionisti siciliani che li hanno donati al museo agli inizi del Novecento. In altri casi facevano parte dei corredi delle spezierie di conventi e monasteri del territorio, come il monastero di Santa Maria del Soccorso, detto della Badia Nuova. Sono oggetti realizzati dalle botteghe dei principali centri di produzione siciliani, Trapani, Sciacca, Burgio, Palermo, Caltagirone, o dalle più prestigiose fabbriche italiane come Faenza, Venezia, Napoli, Deruta, Castelli, Savona e altre ancora. L'oggetto che oggi vi presentiamo è un vaso molto panciuto denominato boccia o bombola. La sua forma lo rendeva adatto a contenere dei liquidi. Venne realizzato a Trapani nella prima metà del Settecento da un ceramista di cui sconosciamo il nome, che gli studiosi hanno denominato maestro dell'albarello ad architettura, dal nome della sua opera più bella e conosciuta. Osserviamolo con attenzione, è decorato con pochi colori essenziali, il giallo ocra del fondo, il bianco, il blu, il nero. Al centro troviamo l'immagine di San Rocco, il santo pellegrino con il suo bastone, la sua casacca e il suo mantello. È inserito dentro una cornice molto elaborata, fatta da un intreccio di foglie e cartocci che rispecchia molto bene il gusto dell'epoca, il gusto tardo-barocco. Ma ciò che ci colpisce è la bravura con cui l'ignoto maestro è riuscito a disegnare i contorni e a creare sulle superfici delle ombreggiature molto ricercate. Doveva trattarsi di un pittore davvero raffinato ed esperto. Ma non finisce qui, anche la parte posteriore del vaso è decorata con dei motivi ispirati alla natura, sono rami, foglie e fiori di color blu cobalto, tracciati in modo stilizzato e con un certo gusto per la simmetria. Ma come mai si scelse di dipingere proprio l'immagine di San Rocco? Non è un caso, il santo era infatti il protettore di malati ed appestati e veniva invocato dai fedeli per ottenere la guarigione dai mali del corpo. Per questa ragione i vasi da farmacia destinati a contenere sostanze medicinali venivano spesso decorati con immagini di santi taumaturghi, cioè guaritori. Oltre a San Rocco, nelle maioliche siciliane incontriamo spesso Sant'Alberto, patrono di Trapani e guaritore, Sant'Agata, protettrice delle mammelle, Santa Lucia, protettrice degli occhi, Santa Apollonia, protettrice dei denti, ma anche Santa Rosalia, San Lorenzo, la Vergine Immacolata e altri. Queste rappresentazioni ci aiutano a capire quanto fosse forte al tempo il legame tra la scienza, la farmacopea e la devozione religiosa.